l'Italia, la Sicilia sono nel mio cuore, ho sviluppato grande parte della mia carriera in Italia, ho vissuto in Italia, quindi è un paese che porto nel cuore, che sono sempre felice e contento di tornare. E in questa occasione qui a Palermo con la Sinfonica Siciliana è sempre una grande gioia lavorare con loro, abbiamo creato un bellissimo rapporto, quindi mi sento molto molto comodo qui in questa bellissima città. La musica è una parte molto importante della vita di tutti. Immagina una vita senza musica, sarebbe una vita senza senso, no? Ho avuto la fortuna di iniziare piccolissimo a 7-8 anni al sistema venezuelano, creato dal maestro José Antonio Abreu. Ci mi è stata data la possibilità, anche a tutti i miei compagni, di crescere, di sviluppare, non solo come musicista, ma anche umanamente, e creare questo senso di comunità che ti dà il suonare in orchestra, ascoltarci uno agli altri, fare parte di una squadra, di una famiglia, che capire che ogni singola persona è importante, quindi quel senso di comunità, di crescere insieme, cioè, è molto, molto importante nella mia vita, e penso sia molto importante anche per i bambini, per i ragazzi. Nell'opera c'è quella soddisfazione di quando tutto va insieme, la scena, le luci, il cantante, il coro, l'orchestra, è come vedere un film perfetto. Quindi quella è una cosa che mi dà molta, molta soddisfazione a me. E poi ho cresciuto anche suonando tantissimo il sinfonico in orchestra, suonavo il violino, quindi è una grandissima parte anche di me, e adesso penso nella mia carriera faccio un 50-50, un po' di opera, un po' di sinfonico. Abbiamo due grandissimi solisti, c'è cioè Anna Tiffu col violino, poi Alessio Allegrini col corno, che sono due grandissimi interpreti, ognuno del suo strumento, e con Anna faremo il concerto di Mendelssohn, concerto famoso, conosciuto. E l'ho sentita e sta facendo una bellissima interpretazione. È un concerto che sempre l'orchestra gode di suonarlo insieme al solista, perché tutti lo conoscono, quindi è sempre una gioia farlo. Poi abbiamo anche il concerto numero 2 di Strauss con il maestro Alessio Allegrini, che è un concerto molto impegnativo per l'orchestra, per il solista, e stiamo lavorando tantissimo, perché è un concerto che veramente ci vuole del tempo per capire per quella cosa che parlavo prima, di ascoltarci uno agli altri. Poi nella seconda parte abbiamo Scheherazade del Rimsky-Korsakov, che è un pezzo che è molto conosciuto, molto descrittivo, no? Ti racconta una storia molto chiara, e è sempre una gioia fare quel pezzo. E poi c'è la quinta sinfonia di Tchaikovsky, che è una sinfonia con la quale sono cresciuto anche, ho suonato tantissime volte in orchestra quella sinfonia. È una sinfonia che porto sempre nel mio cuore, perché ho avuto grandi momenti musicali e umani con questa sinfonia. Non penso che sia la cosa giusta lo streaming sempre per la musica. La cosa più bella, quello che noi lavoriamo. Per quello che noi lavoriamo è per riempire questo teatro e per avere il pubblico vicino a noi, che è la soddisfazione più grande. E a me una delle cose che mi piace di più quando sto in un concerto è sentire il silenzio del pubblico. Tu sai che il pubblico è concentrato quando c'è quel silenzio, che è magico. E poi certamente gli applausi ci mancano tanto, e è un po' triste finire un'esecuzione senza gli applausi, quindi speriamo che il più presto possibile tornano questi applausi in teatro.